Ciao ragazzi, non lo so se siamo in diretta, siamo già in diretta? Sì, siamo già in diretta perché vedo le persone aumentare. Ora ci dovrebbe raggiungere anche Vicky. Ok. Scusateci tanto. Sì, quasi. Vai! Ok, dai, ce l'abbiamo fatto. Ora ci siamo. Ma giusto Scusateci. 10 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Ma non è un problema, siamo qui. Come stai, Vicky? Come se non ci fossimo sentite prima, ieri, sempre tramite uno Ma schermo. infatti noi siamo perennemente in contatto. Cioè, Marta, mi manchi soltanto in carne e ossa, perché per il resto, fra video di allenamento insieme, fra video di sfida, fra video della tattica, video con lo psicologo, diciamo che ci vediamo e sentiamo sempre. Ebbene sì, per chi non lo sapesse, anche noi in questo periodo di iperquarantena, perché ormai non si sa neanche più da quanto tempo stia durando, e ci stiamo organizzando, comunque ci siamo organizzate tramite il nostro staff, il nostro allenatore, i nostri assistenti, come ha detto Vicky, lo psicologo, per comunque tenerci in contatto e sì, e mantenere una certa connessione, no? E questo penso che faccia bene un po' a tutti, perché è proprio il contatto, no? La parte che manca maggiormente in questo periodo. Ma io leggo una domanda di quando ricominciamo ad allenarci. E ricordiamo che siamo alla nostra settima settimana di allenamenti da casa, e quindi settima settimana con allenamento su Swiss ball, palleggi al muro, e giocolerie varie con pallina più piccola, più leggera, più pesante, più morbida per allenare un po' coordinazione, equilibrio, forza, tutto. Chi più ne ha più ne metta. Intanto saluto mia zia, ne approfitto, mia zia Silvia. Però ci tocca ancora aspettare, perché anche se siamo soltanto due, noi siamo uno sport di squadra e per adesso rimanere a casa è una priorità, sia per mantenere la sicurezza nostra che quella di tutti gli altri. E quindi Sì, aspettiamo, aspettiamo il governo cosa decide per noi. Ancora c'è un po' di incertezza rispetto a questo, ma la cosa credo più, di cui si ha più certezza in assoluto in questo momento è appunto il senso di responsabilità che dobbiamo comunque mantenere, dobbiamo avere e avere prudenza, soprattutto buon senso e ancora rimanere a casa o comunque limitare il più possibile gli spostamenti. Quindi questo è essenziale. E noi in realtà non è che abbiamo preparato nulla, giusto Vicky? Nulla in particolare. Di rispondere molto volentieri alle vostre domande. E io leggo Pier che dice: Marta è brava con i palleggi al muro, Vicky non l'abbiamo ancora vista. E in realtà mi diletto anch'io, solo che non ho pubblicato grandi cose, e per fortuna io non ho sempre un muro che mi fa compagnia, ma la mia sorellina che gioca a beach volley, quindi ahimè, poverina, anche lei con una borsa di studio in America è dovuta tornare perché hanno chiuso l'università, hanno fermato il campionato anche lì, quindi è in quarantena anche lei e posso fare il mio attacco e difesa con lei, quindi ho momentaneamente cambiato la mia dolce metà. Però pensavo, a proposito di dolce metà, cioè Conte ha detto che i coniugi si possono rivedere. Noi non siamo coniugi, cioè in un senso molto molto ampio del termine, potremmo essere una coppietta. Effettivamente ci stavo pensando anch'io, però non è ancora arrivato il nostro momento, purtroppo.
E sì, c'è qualcuno che ci chiede se dal 4 maggio potremo ritornare ad allenarci, ma in realtà ancora non lo sappiamo. Credo che sia una comunicazione che ci verrà data nei prossimi giorni, perché comunque noi rientriamo negli sport di squadra e quindi ancora non siamo a conoscenza, diciamo, del rischio reale che comporta appunto il tornare ad allenarci. E quindi aspettiamo news, aspettiamo aggiornamenti. Tu intanto, Certo. Vicky, se leggi qualche altra domanda, fai pure. Sì, siamo un falcione che ci segue da sempre e siamo fortissime. Teo, insieme ad Andrea, sono i nostri fidati sparring partner, i bracci destro il braccio destro del nostro allenatore Terenzio, che ci mettono a seria prova durante gli allenamenti. Quindi dai, ci mancano anche loro. Li sfidiamo ultimamente spesso nelle sfide da casa e ahimè, entrambi sono sopra di noi in classifica. Vabbè, c'è da dire che io sono sempre rimasta allo stesso punto della classifica da 3 settimane a questa parte, quindi non entriamo nel dettaglio di queste sfide di Skype. Vabbè, c'è giusto una parentesi, c'è Marta ultima in classifica. Vabbè, ma ho ancora tempo per riprendermi. Non ci Cioè, in stai, realtà. Marta, cioè, devi combattere. Cioè, in campo è tutto un fuoco in queste sfide. Ma sono limitata, è lo spazio minuscolo di questa casa che mi limita, non mi fa sentire libera di esprimermi, è questo. Cosa fate in questi giorni di quarantena, ci chiedono. A parte allenarci tutti i giorni e dare libero sfogo alla creatività del nostro allenatore, che ci sta mettendo a dura prova già da un po' ormai, riadattando insomma salotti, spazi, balconi, al di là di questo, sinceramente, intanto sto leggendo i commenti, scusate se mi soffermo ogni tanto. Però diciamo che le passo leggendo e guardando film suggeriti da persone, da amici, faccio un sacco di videochiamate con la mia famiglia, con i miei zii, i miei cugini. E, insomma, passo le giornate credo un po' come tutti quanti, limito le mie uscite per andare giusto al supermercato, che ormai per me è diventato un po' un'angoscia perché insomma c'è da mettere molta attenzione, no? Quando si esce proprio per tutte queste precauzioni che si devono usare e niente, poi ogni tanto brucio qualche biscotto, insomma qualche ricetta che va a male, però non c'è problema. Tu, Vicky? Ma aspetta, cioè, tra le varie cose che mi mancano di te, Marta, c'è anche che ero fortemente viziata, perché a fine allenamento, almeno una, ma anche 2 volte a settimana, arrivava un pezzetto di plum cake, un pezzettino di ciambellone. Quindi, Marta, però ovviamente tutto light, tutto dietetico, tutto senza glutine, quindi, cioè, potevo mangiarlo con proprio una serenità d'animo e adesso mi manca. Ma ritorneranno, ritorneremo, ritorneranno. Esercizio d'allenamento in casa preferito. Allora, Qui preferito abbiamo. ce l'ho, c'è quello che odio di più. Dai, di quello che detesti di più allora. Il Il VAP. VWAPS è un esercizio di addominali che sei supino, quindi disteso a pancia in su. Questo è il sedere, e quindi devi salire, scendere, salire, scendere. Ed è terribile perché ogni nostro esercizio è fatto o a ripetizione o a tempo. E sia a ripetizione che a tempo è infinito, cioè è terribile. Terribile. Sì, effettivamente forse uno degli esercizi più tosti, ma dipende anche tanto da quante ripetizioni dobbiamo eseguire, insomma, varia molto, no? Dai tempi di recupero, tempi di lavoro, quindi per me non è che ce ne sia uno in particolare.
Però sì, concordo con te che la fatica nel fare questo esercizio è tanta. E, poi in realtà secondo me ci sono degli esercizi che io non è che detesto particolarmente, ma vengo detestata nel momento in cui li faccio, perché chiaramente potete immaginare che i miei vicini non sono proprio il massimo della contentezza con il mio sbattere palloni in continuazione al muro, però d'altronde non posso esimermi da questo compito. E poi c'è da dire, Vicky, che tu hai anche un altro aiutante, oltre a tua sorella. Io ho un altro istante, però è, cioè, allora, o è un disturbo perché, cioè, mi pesta, ma mi pesta pesantemente, oppure è un comodino perché se la ronfa dall'inizio alla fine dell'allenamento, ed è il mio cagnolone Brumi, ribattezzato Brumetto, Brumacchiotto, Brumaldeide, cioè ha vari nomi, però è un cucciolone gigante, carino. Però da quando sono in quarantena sta diventando più educato, giustamente perché dalla mattina alla sera, cioè, siediti, per testa, vieni qua, brotola, fai una capriola, quindi dai, C'è qualcuno che almeno chiede di vederlo sto avendo un comunque. cane un po' più educato. Sì. Non è lì nei paraggi, no? Non possiamo far partecipare alla diretta. Vicky? Mi sei bloccata, Vicky? Vicky, ci Aspetta che sei? non ti sento. Momento di Aiuto! defiance. Ecco, ci sei? Sì, ti sento, ti vedo. Non ti sento. Io ti vedo e ti sento. Tu Ok, parla, vai, vai. ti sento. No, dicevo che c'era qualcuno che voleva vedere Brumi e quindi stavo pensando, riusciamo a farlo partecipare alla diretta o è troppo impegnativo? In realtà no, perché è fuori in giardino e dovrei fare le scale, cioè è andato via. Però dai, tra un pochetto metto su un suo mini video qua su Instagram appena finiamo la diretta, così ve lo presento. Un maxi cucciolone di 40 kg. Comunque era passata la domanda un po' di tempo fa ormai, dove ci chiedevano qual è secondo noi il nostro più bel momento vissuto insieme. Vediamo se siamo sulla stessa linea di pensiero e di sintonia. Ma io ho due momenti in realtà. E uno è stata la nostra prima medaglia a Sochi e la seconda un'altra medaglia che però è stato il nostro rientro insieme. È vero. E Agadir cos'era? Era Marocco. 2018, luglio 2018. Sì, io ho pensato in realtà subito a quello, perché è stato un po' sì, è stato un ritornare, e comunque ritornare subito con un oro abbastanza inaspettato, no? Però allo stesso tempo denso di gioia, di soddisfazione, insomma, di tutte quelle sensazioni positive che ti può dare, no? Il salire sul gradino più alto del podio. Quindi sì, ci troviamo d'accordo. Ti sei bloccata ancora? No, ci sono. Leggo, ma le dirette con Coach Peroleto sono ansiose come quelle di Conte? Passo parola, rispondi tu. Ma no, in realtà un po' di ansia di prestazione devo dire che c'è, perché comunque è una sfida a tutti gli effetti e insomma ti costringe comunque a dare il meglio di te, quindi l'adrenalina, ok, non è la stessa che provo sul campo da beach volley, però insomma c'è da impegnarsi parecchio, quindi sì, devo dire che rendono queste sfide via Skype. Marta, qua c'è una domanda che è assolutamente per te. Rubate ancora il lavoro a quelli che bagnano il campo? Ma chi la
apposta questa domanda. Chiunque ti conosca, cioè una delle tue più grandi passioni quando arrivi a un campo. Ma in realtà io sono più per la pulizia del campo, per il togliere un po' di foglie in eccesso, un po' di sporcizia che si deposita. Poi in realtà Vicky sei tu quella che si dà un po' più da fare con il bagnare il campo. E nel frattempo ci ha mandato un ciao Andrea, che salutiamo. Andrew. Sì. Però sì, ci teniamo particolarmente alla cura del campo, questo senz'altro. Anche il campo è casa nostra, quindi il controllo della rete, se le righe sono dritte piuttosto che leggermente inclinate, se c'è una fogliolina piuttosto che un ramoscello lo dobbiamo togliere, se la sabbia è calda lo dobbiamo bagnare, poi ovviamente abbiamo i nostri rituali. E in allenamento, se lo facciamo, arriviamo magari in competizione e facciamo qualche perfezionamento. Ah, a proposito, un ragazzo credo abbia appena chiesto come ci prepariamo nel pre-match. Nel pre-match. Marta, quasi non mi ricordo più, ma quando abbiamo giocato l'ultima volta? L'ultima volta è stata novembre, ottobre, novembre dell'anno scorso? Ebbene sì. Ma tendenzialmente ascoltiamo musica in camera. DJ Marta. Com'è? DJ DJ Marta. Sì, in base un po' alle tendenze del momento e niente, poi diciamo che ognuno si prepara un po' a modo suo e chiaramente di solito la riunione pre-partita la facciamo in camera, comunque prima di uscire dall'hotel o in alcuni casi direttamente al campo. Che altro? Ma penso che ognuna di noi cerchi di trovare la concentrazione a modo suo, magari ci sono delle cose, delle abitudini che abbiamo, delle, non so, delle gestualità che facciamo. Che dici? Ho dimenticato qualcosa? Ma perché la memoria è C'è quella che è. una scaletta di cose da fare, tipo il costume, controlliamo se il costume è identico. Sì, questa è Ok, bimba come cosa, ma la c'è riproponiamo sempre. due costumi diversi, il colore del costume diverso non è ammesso nel campo, quindi cerchiamo di essere ok. No, ho letto una domanda, come è stato giocare al foro italico? Cioè, un sogno. E un sogno perché penso che la location sia favolosa già di suo, cioè a livello tra tutte le competizioni che facciamo in giro per il mondo, ma chi ha una location come il Foro Italico? E la musica è stata bellissima, le luci, giocare la sera, penso che l'atmosfera era super. E quindi dai, per fortuna. E quest'anno l'hanno rimandato, ma l'anno prossimo ci sarà e hanno rimandato anche il mondiale, quindi fra 2 anni, quindi noi con il nostro bastone della vecchiaia arriveremo. No, dai. Per me è sempre magico giocare al foro. È veramente magico perché in realtà non tutti sanno che forse la primissima volta in cui tu hai giocato. Ci siamo scontrate, cioè abbiamo giocato contro, che non Stavo ricordo ora se era il 2000. quasi! Non è vero, non stavo quasi per fare niente. Siamo arrivati a un tie break, ma cioè, è stata una sorpresa anche per me arrivare al tie break. Poi nel tie break, mi ha mandato a casa. No, però sì, si respira un'atmosfera che non si respira in nessun altro posto. E non lo so se per il fatto che comunque sai cioè, di giocare in casa, no? Ma io credo che è proprio il posto che è speciale. Cioè, già solo immaginare, no? La sabbia là dentro, cioè, mi mette proprio una bellissima sensazione. Infatti, speriamo di
di rivivere presto queste belle emozioni. Carina ha chiesto se sappiamo già, se abbiamo idea di quando verranno organizzati i prossimi tornei FIVB. Beh, diciamo che a livello mondiale questo virus lo stanno vivendo a fasi alterne, quindi prima la Cina, poi la Cina è andata meglio, quindi l'Europa e un po' di nazioni sparse in Europa, chi peggio, chi meglio, e tipo la Russia che fino a poco tempo fa aveva pochi contagiati, anche loro adesso sono un po' incasinati, anche l'America che inizialmente l'ha presa un po' free, un po', non un po' free, un po' più tranquillamente, quindi sono arrivati tipo un mese dopo il nostro lockdown. E quindi io penso che prima che tutto il mondo riesca a trovare un equilibrio, ci vediamo l'anno prossimo. Poi qualsiasi cosa riesca prima saremo contentissime, cioè penso che non vediamo l'ora di tornare in campo perché ci mancano ancora un po' di tornei per concretizzare la nostra qualifica. E però cerchiamo di tornare in campo con una situazione di sicurezza sia nostra che di chi arriva da altre parti del mondo. Mentre parlavi, poi è arrivata un'altra domanda e diceva se c'è una partita che vorremmo rigiocare. Ma io direi una delle ultime è quella contro le tedesche in Cina. Le tedesche in Cina, aiutami, supportami. Tornata di qualifica olimpica e Ah, ok. sono No, perché delle prima ci siamo cose che scappate proprio anche altre rivolte, che sono volte. bruttissime. Sì, però contestualizza un po', sennò. Ma è uno dei nostri ultimi tornei, ultimi o no, il penultimo. Penultimo. Penultimo tornei giocato, era il torneo valido per la qualifica olimpica e abbiamo fatto delle partite super, cioè una dopo l'altra, vittoria su vittoria. E poi quella partita che serviva per arrivare alla partita decisiva l'abbiamo persa proprio, cioè giocando male, proprio male. Non esprimendoci come avremmo voluto, avremmo dovuto. Sì, forse sono d'accordo con te. Anzi, sono d'accordo con te. Vorrei rigiocare anch'io quella partita, però oramai fa parte del passato, quindi è inutile, insomma, ritornare indietro, no? Sicuramente ci abbiamo analizzato quella partita con il nostro allenatore. Abbiamo capito, insomma, dagli errori fatti e sicuramente abbiamo fatto tesoro, no, di quell'esperienza, quindi capitolo chiuso. Guardiamo avanti. Ho una domanda io per te. La prima cosa che farai quando potrai uscire, ma proprio uscire liberamente. In realtà non è la prima volta che ricevo questa domanda la risposta è sempre la stessa, cioè andare al mare. Ho proprio bisogno di vedere il mare e di mettere i piedi sulla sabbia, cioè è proprio la cosa che mi manca di più in assoluto in questo momento. E quindi penso che appena ce ne sarà la possibilità me ne andrò al mare. E tu? Dai, te la faccio io così. Però ci aggiungo anche un gelato alla mia passeggiata al mare. Bene, sì. Spero che Antonio, il nutrizionista, non sia collegato. Ciao Antonio. No, vabbè, sicuramente prima di quel momento io credo che ci rivedremo. Sì. Spero che avverrà presto quel giorno, perché comunque non è facile stare lontani, stare distanti tutto questo tempo quando comunque si è abituata, cioè siamo abituate a condividere praticamente tutto, no?
ma sia quando siamo qui in Italia, cioè condividiamo ovviamente molto, sia quando viaggiamo per tornei, competizioni, ma anche stage di allenamento all'estero. E quindi devo dire che questa cosa all'inizio mi ha destabilizzato tanto, il fatto proprio di non averti con me. Ed è una cosa che mi manca, ecco, momento emozionale questo, scusate. No, io l'altro giorno stavo canticchiando la canzone Mi manchi in carne ed ossa. Allora, se sto cantando e sono la persona più suonata dell'universo, perché questa quarantena ovviamente lascia dei seri danni. Però sì, mi manchi veramente in carne ed ossa. Ancora un po' di pazienza, dai, un po' di pazienza, poi speriamo di, non dico di tornare alla normalità, perché comunque lo dicono gli scienziati, no? I medici, per molto tempo ancora dovremo convivere con questo virus e con tutte le precauzioni del caso, quindi non si ritornerà alla vita di prima, però già comunque tornare ad allenarci, a fare quello che... Insomma, per cui siamo portate, no? Che ci piace fare, è già una grandissima conquista. Intanto salutiamo anche Claudio da Catania, che conosciamo bene. Chissà se riorganizzeranno delle finali scudetto a Catania. Ah, prima era passata anche una domanda rispetto al campionato italiano, ma io sinceramente non ho notizie riguardo alla ripresa di un eventuale campionato italiano per quest'estate. Ma io ho letto un articolo in cui, vabbè, diceva nel discorso del giocare il torneo senza spettatori e poi, insomma, aspettare un po' le direttive del governo, vedere se si può o non si può, se gli sport di squadra, comunque come il beach volley, ma gli sport su spiaggia possono avere qualche libertà, però insomma stiamo ancora aspettando il governo come si orienti. Ebbene sì. Intanto ciao ciao ciao, tutti ci chiedono di salutare sconosciuti. Ciao. Che altro possiamo svelare dei nostri segreti? Ah, mia zia che continua a scrivere no, senza tifo non si può. Il tifo effettivamente è una cosa che avvertiamo soprattutto in Italia, quando comunque giochiamo al campionato italiano, perché poi purtroppo all'estero non troviamo tanti spettatori italiani, però devo dire che quei pochi che troviamo solitamente non fanno sentire, insomma, il loro affetto, il loro calore. Sì, però il calore di Silvia da sola può dare. Ne vogliamo parlare. Silvia è la zia di Marta, che è dotata di una voce che ha, cioè quando gioca Marta, oppure immagino Letizia, la figlia, cioè è capace di arrivare a decibel. Però è favoloso, cioè ti carica da morire. Diciamo che non perdo occasione per farsi sentire. Brava lei, fortunati noi. No, tanti che continuano a chiederci news su quando si potrà ritornare a giocare, ma purtroppo l'abbiamo già detto, ancora non sappiamo rispondere a queste domande. Tu vedi altre domande? Hanno etichettato il nostro sport come pericoloso ad alto livello per questo virus. Cosa ne pensate? Addirittura più del calcio. So che ci stanno lavorando, insomma, cioè che inizialmente siamo rientrati comunque negli sport di squadra che sono ad alto rischio di contagio, però siamo uno sport che non è rimasto indifferente a nuovi cambiamenti.
Quindi portiamo un po' di pazienza e aspettiamo quelli che saranno i cambiamenti, sperando di poter tornare in campo. Io intanto cerco di capire qua da quanto tempo ce la stiamo chiacchierando. Abbastanza, direi. Quindi io Allora. avrei un'ultima domanda a te, un'ultima domanda e salutiamo tutti. Devo Vabbè, fare questo. le per avviare questa diretta. Ci chiedono quanto ci alleniamo in questo momento, quanto tempo. Ma purtroppo, non avendo la sabbia qui con noi a portata di mano, svolgiamo solo allenamenti di, come diceva prima Vicky, di insomma, mantenimento di forza, di boh, resistenza, anche coordinazione con la palla o comunque con i pochi attrezzi che siamo riusciti a raccattare. E quindi, boh, io direi un paio d'ore al giorno. Sei d'accordo con me? Sì, poi io mi sto Attendiamo. divertendo nello yoga, cioè ho scoperto che sono scarsissima nella verticale e quindi visto che ho tempo mi sto dilettando per gli esercizi alla verticale, quindi certi dolori al collo, alle spalle, però ce la farò. Quindi dai, in questo momento mi sto dilettando in qualche cosa che penso potrebbe essere utile poi per ricominciare, per il mio benessere psicofisico. No, bello, bello sperimentare cose nuove. E io faccio una piccola precisazione, cioè un piccolo racconto di raccontateci la prima volta insieme all'Europeo giovanile. Io di quell'Europeo giovanile mi ricordo una foto che ci hanno preso di profilo in ricezione e non mi ricordo se è Marta prima, io dopo, io prima e Marta dopo, comunque di profilo e siamo Ringo People. Quindi Marta scurissima e io bianca, ma cioè No, bianca oltre ogni non si limite. direbbe in questo momento perché, cavoli, mi sono messa davanti, cioè dietro alla parete bianca e più o meno siamo lì. Cioè, questa quarantena ci sta proprio sbiancando nella maniera più assoluta. No, vabbè, a parte questo, no, direi che possiamo salutarci. E Perché comunque. vabbè, intanto ci vediamo fra 18 minuti per la nostra sessione di tattica. Sì, perché non so se l'abbiamo detto, ma tra tutti questi vari collegamenti Skype che siamo solite fare, una o due volte a settimana, 2 volte a settimana, facciamo appunto delle sessioni, non so più parlare, di videoanalisi, in particolare sull'aspetto tattico della nostra fase break con il nostro allenatore. Ovviamente che salutiamo, che sicuramente ci starà guardando. Quindi mandiamo un abbraccio virtuale a tutti, tutti quelli che ci hanno seguito. E io lo mando a te, anzi, ti mando un bacio. E niente, restate a casa. Questo può suonare ripetitivo, ma è veramente super importante. Quindi, ciao a tutti! Ciao.